po' dappertutto, il Cilento, nella Valle del Lirno, in costiera, insomma, la situazione da emergenza sta diventando un vero e proprio dramma. Sì, la situazione è drammatica. Noi come provincia, con i nostri operai, che io ringrazio, stiamo cercando di fare del nostro meglio. È chiaro che i mezzi non sono sufficienti, gli operai sono pochi e quindi diciamo cerchiamo al meglio di ottemperare la nostra funzione delegata, però nell'ambito delle potenzialità che possiamo esprimere. Io ringrazio gli operai che con grande senso di sacrificio e con grande senso istituzionale stanno lavorando, però è chiaro che serve ben altro per risolvere un problema così complesso. Ecco, ma allo studio non c'è nessuna soluzione tampone, visto che insomma, i giorni si stanno facendo veramente difficili. Beh, io credo che la soluzione tampone non è che possa essere presa diretta da noi come provincia, perché alla fine la forestazione come funzione oggi c'è delegata dalla regione, debba essere presa da altri livelli istituzionali. Intanto la regione ha chiesto lo stato di emergenza. Sì, vabbè, è giusto che ci sia, perché la regione Campania è interamente assediata da questo flagello, che diciamo questi incendi che si stanno scatenando. Io so che la funzione è passata dall'agricoltura alla protezione civile qualche settimana fa, che è un provvedimento che io condivido. È chiaro che bisogna però che questo passaggio di funzione sia veramente poi operativo adesso, perché nel passaggio di funzione è chiaro che adesso gli incendi non fanno aspettare, quindi diciamo l'amministrazione deve essere subito pronta a riuscire a reperire le risorse umane e finanziarie per diciamo fronteggiare la calamità. Anche gli agricoltori hanno sottolineato che con questo numero di incendi ci sono veri rischi di danni seri all'agricoltura, alle colture. C'è un po' un polso della situazione? Che percentuale di territorio provinciale più o meno è andato letteralmente in fumo? Io credo che un polso diciamo preciso dovremmo chiedere al dirigente, che sicuramente ha dei dati più precisi. Sicuramente in questo momento c'è una grossa difficoltà a livello provinciale. La gran parte della provincia sta soffrendo questi incendi, che sono spesso di natura dolosa. È una cosa vergognosa che ancora diciamo accadano di questo periodo. Poi chiaramente il caldo ha continuato a fomentare questa situazione. Oggi però dobbiamo immaginare delle soluzioni seria, una cabina di regia che sia veramente operativa, e sicuramente la provincia cercherà di dare il proprio contributo. Noi lo stiamo facendo, abbiamo pochissimi operai forestali che possono fronteggiare l'emergenza, ma io anche con i nostri pochi mezzi, con quello che riusciamo a fare, sono convinto che in sinergia con la Regione Campania riusciremo magari ad avere una soluzione che sia sicuramente più strutturale rispetto all'emergenza che c'è oggi.